Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, l'odierna solennità si offre a noi come un pensoso e adorante sostare presso il mistero dell'Eucaristia, cui fa seguito quel comunitario andare verso e dentro la città degli uomini, così ben significato dalla processione. Intendiamo in questo modo ricordare e proclamare che davvero l'Eucaristia sta al cuore della Chiesa e della sua missione. Celebrare la memoria del supremo dono di amore fatto da Cristo impegna la comunità cristiana a farsi essa stessa dono e servizio, a farsi viva testimonianza. Per questo chiediamo a Dio il perdono per tutte le nostre mancanze di amore, per tutti i nostri egoismi, per non aver sempre saputo aprire gli occhi ed il cuore. Signore, vero corpo nato da Maria, Vergine, abbi pietà di noi, abbi pietà. Del mondo, abbi pietà di noi. Christe, Christe, della chiesa pellegrina e pegno della gloria futura. Abbi pietà di noi. Potente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Dio vivente, guarda il tuo popolo radunato intorno a questo altare per offrirti il sacrificio della nuova alleanza. Purifica i nostri cuori, perché alla cena dell'agnello possiamo pregustare la Pasqua eterna della Gerusalemme del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta del popolo, dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salvatore, lauda vocem et pastore, in himnis et canticis, mentis jubilatio. Dies erit in solemnis agitur, in quaerens et prima nobili regis, novum pascha nob salutis, consecramus hostia. Dogma dator Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguine. Quod omnes quod omnes animo Alleluia.
Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, nella vigilia della sua passione, durante la cena pasquale, il Signore prese il pane nelle sue mani, così abbiamo sentito poco fa nel Vangelo, e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Tutta la storia di Dio con gli uomini è riassunta in queste parole. Non è soltanto raccolto ed interpretato il passato, ma anticipato anche il futuro, la venuta del regno di Dio nel mondo. Ciò che Gesù dice non sono semplicemente parole. Ciò che Egli dice è avvenimento, l'avvenimento centrale della storia del mondo e della nostra vita personale. Queste parole sono inesauribili. Vorrei meditare con voi in quest'ora soltanto un unico aspetto. Gesù, come segno della sua presenza, ha scelto pane e vino. Con ognuno dei due segni si dona interamente, non solo una parte di sé. Il risorto non è diviso. Egli è una persona che mediante i segni si avvicina a noi e si unisce a noi. I segni però rappresentano a modo loro ciascuno un aspetto particolare del mistero di Lui e con il loro tipico manifestarsi vogliono parlare a noi, affinché noi impariamo a comprendere un po' di più del mistero di Gesù Cristo. Durante la processione e nell'adorazione noi guardiamo l'ostia consacrata, il tipo più semplice di pane e di nutrimento fatto soltanto di un po' di farina e acqua. Così esso appare come il cibo dei poveri, ai quali in primo luogo il Signore ha destinato la sua vicinanza. La preghiera con la quale la Chiesa, durante la liturgia della Messa, consegna questo pane al Signore, lo qualifica come frutto della terra e del lavoro dell'uomo. In esso è racchiusa la fatica umana, il lavoro quotidiano di chi coltiva la terra, semina e raccoglie e finalmente prepara il pane. Tuttavia il pane non è semplicemente e soltanto il prodotto nostro, una cosa fatta da noi, è frutto della terra e quindi anche dono. Perché il fatto che la terra porti frutto non è un merito nostro. Solo il Creatore poteva conferirle la fertilità. E ora possiamo anche allargare ancora un po' questa preghiera della Chiesa dicendo: il pane è frutto della terra insieme del cielo. Presuppone la sinergia delle forze della terra e dei doni dall'alto, cioè del sole e della pioggia. E anche l'acqua di cui abbiamo bisogno per preparare il pane non possiamo produrla da noi. In un periodo in cui si parla della desertificazione e sentiamo sempre di nuovo denunciare il pericolo che uomini e bestie muoiano di sete in queste regioni senza acqua, in un tale periodo ci rendiamo nuovamente conto della grandezza del dono, anche dell'acqua,
e quanto siamo incapaci di procurarcela da soli. Allora, guardando più da vicino questo piccolo pezzo di ostia bianca, questo pane dei poveri, ci appare come una sintesi della creazione. Cielo e terra, come anche attività e spirito dell'uomo, concorrono. La sinergia delle forze che rende possibile sul nostro povero pianeta il mistero della vita e l'esistenza dell'uomo ci viene incontro in tutta la sua meravigliosa grandezza. Così cominciamo a capire perché il Signore sceglie questo pezzo di pane come suo segno. La creazione con tutti i suoi doni aspira al di là di se stessa ad un qualcosa di ancora più grande. Al di là della sintesi delle proprie forze, al di là della sintesi anche di natura e spirito che in qualche modo avvertiamo nel pezzo di pane, la creazione e così il pane è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l'unificazione con il Creatore stesso. Ma ancora non abbiamo spiegato fino in fondo il messaggio di questo segno del pane. Il suo mistero più profondo, il Signore l'ha accennato nella Domenica delle Palme, quando gli fu presentata la richiesta di alcuni greci di poterlo incontrare. Nella sua risposta a questa domanda si trova la frase: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Del pane fatto di chicchi macinati si cela il mistero della passione. La farina, il grano macinato, presuppone il morire e risuscitare del chicco. Nell'essere mangiato e cotto e sopporta poi in sé ancora una volta lo stesso mistero della passione. Solo attraverso il morire arriva il risorgere, arriva il frutto e la nuova vita. Le culture del Mediterraneo nei secoli prima di Cristo hanno intuito profondamente questo mistero. Sulla base dell'esperienza di questo morire e risorgere, hanno concepito miti di divinità che morendo e risuscitando davano vita nuova. Il ciclo della natura sembrava loro come una promessa divina in mezzo alle tenebre della sofferenza e della morte imposte a noi. In questi miti l'anima degli uomini in certo qual modo si protendeva verso quel Dio che si è fatto uomo, si è umiliato fino alla morte in croce e ha aperto così per tutti noi la porta della vita. Nel pane, nel suo divenire, gli uomini hanno scoperto come una attesa della natura, come una promessa della natura che questo avrebbe dovuto esistere, il Dio che muore in questo modo ci conduce alla vita. Ciò che nei miti era attesa e che nello stesso chicco di grano è nascosto come segno della speranza della creazione, questo è accaduto realmente in Cristo, attraverso il suo soffrire e morire liberamente, egli è diventato pane per tutti noi e con ciò speranza viva ed attendibile. Egli ci accompagna
in tutte le nostre sofferenze fino alla morte. Le vie che Egli percorre con noi e attraverso le quali ci conduce alla vita sono cammini di speranza. Quando noi, adorando, guardiamo l'ostia consacrata, il segno della creazione ci parla. Allora incontriamo la grandezza del suo dono, ma incontriamo anche la passione, la croce di Gesù e la sua risurrezione. Mediante questo guardare in adorazione, Egli ci attira verso di sé, dentro il suo mistero, per mezzo del quale vuole trasformarci come ha trasformato l'ostia. La Chiesa primitiva ha trovato nel pane ancora un altro simbolismo. La Dottrina dei Dodici Apostoli, un libro composto intorno all'anno 100, dice nelle sue preghiere l'affermazione: come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa dai confini della terra venga radunata nel tuo regno. Il pane fatto da molti chicchi racchiude anche un evento di unione. Il diventare dei chicchi macinati è un processo di unificazione. Noi stessi, dai molti che siamo, dobbiamo diventare un solo pane, un solo corpo, ci dice San Paolo. Così il segno del pane diventa insieme speranza e compito. In modo molto simile ci parla anche il segno del vino. Mentre però il pane rimanda alla quotidianità, alla semplicità e al pellegrinaggio, il vino esprime la squisitezza della creazione, la festa di gioia che Dio vuole offrirci alla fine dei tempi e che già ora sempre di nuovo anticipa a modo di accenno mediante questo segno. Ma anche il vino parla della passione. La vite deve essere portata ripetutamente per essere così purificata. L'uva deve maturare sotto il sole e la pioggia e deve essere picciata. Solo attraverso tale passione matura un vino pregiato. Nella festa del Corpus Domini guardiamo soprattutto il segno del pane. Esso ci ricorda anche il pellegrinaggio di Israele durante i 40 anni nel deserto. L'ostia è la nostra manna con la quale il Signore ci nutre. È veramente pane dal cielo, mediante il quale Egli dona se stesso. Nella processione noi seguiamo questo segno, e così seguiamo Lui stesso. E lo preghiamo: guidaci sulle strade di questa nostra storia. Mostra alla Chiesa e ai suoi pastori sempre di nuovo il giusto cammino. Guarda l'umanità che soffre, che vaga insicura tra tanti interrogativi. Guarda la fame fisica e psichica che la tormenta. Dà agli uomini pane per il corpo e per l'anima. Dà loro lavoro, dà loro luce, dà loro te stesso. Purifica e santifica tutti noi. Facci comprendere che solo mediante la partecipazione alla tua passione, mediante il sì alla croce, alla rinuncia, alle purificazioni che tu ci imponi, la nostra vita può maturare e raggiungere il suo vero compimento. Radunaci da tutti i confini della terra,
unisci la tua Chiesa, unisci l'umanità lacerata, donaci la tua salvezza. Amen. Fratelli e sorelle, a colui che ci ama e ci ha liberati con il suo sangue, rivolgiamo la nostra preghiera perché dal grande mistero che oggi celebriamo venga a noi ogni dono. Ascoltaci, Signore. Per il Santo Padre Benedetto XVI, i Vescovi, i Presbiteri, perché dalla celebrazione dell'Eucaristia è memoriale delle mirabili opere del Tuo amore a favore del Tuo popolo. Noi Ti ringraziamo e Ti chiediamo sempre di nuovo di non farci mancare i doni della Tua misericordia, perché di essi viviamo e per essi operiamo, per Cristo nostro Signore. Amen.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, mi ha Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, mistificamente significate nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a
ti, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore, sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santi di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con me indegno tuo servo che hai posto a capo del tuo Gregge e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Piccole candele in mano, per testimoniare ancora una volta la fede cattolica nel mistero centrale della fede della Chiesa, che è quello dell'Eucarestia, la fede cattolica che presenta anche questa sera al mondo la sua offerta impressionante, così la chiamava Paolo VI nel 1965, e questa è un'offerta libera, è un'offerta gratuita, è offerta che non umilia la mente dell'uomo, è offerta che non disturba, è offerta che non rallenta lo sviluppo sociale, è offerta grave e grande. La fede è la vita, la fede è la salvezza. Un Paolo VI che nel 1968, quindi 3 anni successivamente a quello che abbiamo letto, in un anno particolare per l'Europa e per il mondo, con i contrasti che nascevano, le certezze che crollavano, in questo anno 1968, il Corpus Domini cadeva il 13 di giugno e Paolo VI si recava al Lido di Ostia per celebrare la Santa Messa. E lì usava parole molto forti, eccole. Che cosa vuol dire il rito insolito, così lo chiamava, e solenne che stiamo compiendo?
vi avete pensato? Ed ecco le parole di Papa Montini in quest'anno appunto difficile anche per la Chiesa. Noi togliamo dal segreto silenzio dei nostri tabernacoli, al quale sono gli iniziati, vogliamo dire i fedeli credenti devoti, educati ai misteri della nostra religione, possono accedere coscientemente alla Santissima. E la Chiesa ci educa anche questa sera a celebrare l'Eucaristia. Vogliamo onorare con tutte le forze della nostra... Hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. L'anno scorso, Benedetto XVI, riprendendo anche tante immagini che ci sono care, collegava la processione che ora sta per iniziare a quella del Giovedì Santo. Nel Giovedì Santo la Chiesa, diceva il Papa, accompagna Gesù al Monte degli Ulivi, mentre questa sera la processione del Corpus Domini risponde in modo simbolico. All'atto di offerta. Inizia dunque la processione eucaristica, la seguiamo con devozione e con i due significati, i due scopi che ci indicava sempre Paolo VI nella difficile omelia del 13 giugno del 1968. Eccolo, il primo, quello di scuotere, serve anche a noi oggi, nonostante siano passati tanti anni, certa nostra abituale assuefazione, certa nostra intollerabile insensibilità. Davanti al fatto eucaristico, misterioso finché si vuole, ma reale, ma vicino, ma presente, ma urgente per una qualche nostra migliore comprensione, per un qualche nostro più aperto e più cordiale incontro con quel Gesù che mediante a questo sacramento a noi, a ciascuno di noi si offre, si dona, per noi si immola, per comunicarsi, per essere ricevuto, per diventare in noi principio di vita nuova, di vita sua, divina, comunicata anche al corpo destinato alla resurrezione, all'eternità. E sono parole sempre di profondità abissale quelle di Papa Paolo VI. Egli così ci aspetta
indicava il Papa, così ci invita, così ci parla, con un suo dialogo tutto interiore, tutto tessuto della sua parola, quella che abbiamo anche ascoltato questa sera, che si intreccia sulla nostra umana esperienza, e tutto sgorgante di grazie e di verità. E sentiamo questi inni festanti anche questa sera, e per conseguire dunque questo scopo sarà necessario che il nostro culto eucaristico, che si rinnova ogni anno in questa celebrazione che dell'Eucaristia è la più importante dell'anno, questo culto pieno di inni come quelli che ascoltiamo ed espresso in forma quanto mai comunitaria e pubblica, siamo adesso per via Melurulana, una delle vie più trafficate di Roma, ecco, non si concluda con la fine di questa cerimonia, il culto, chiedeva il Papa, ma perseveri, e da esterno ritorni interno, da sociale diventi personale, da esuberante ed attivo si faccia più intensamente adorante, come sono questi momenti, quasi estatico, tutto assorbito dal senso profondo del mistero eucaristico. Ora però c'è da fare attenzione ad un altro aspetto. La mistica del sacramento ha un carattere solo per me. Posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi. La comunione mi tira fuori di me stesso, verso di Lui, e così anche verso l'unità con tutti i cristiani. Diventiamo un solo corpo, fusi insieme della nostra fede e della nostra testimonianza. Il Signore Gesù Cristo è veramente risorto e nell'Eucaristia rimane con noi, condivide il nostro pellegrinaggio nei sentieri della vita e della storia. La consapevolezza e l'esperienza della sua presenza ci conducono alla testimonianza gioiosa. Davvero non possiamo e non vogliamo che Cristo sia solo per noi, mentre tanti fratelli e sorelle cercano luce e significato per la loro esistenza. La preghiera sarà oggi in primo luogo per i giovani, ai quali la Diocesi di Roma ha dedicato il recente convegno ecclesiale. Facciamo nostra nella preghiera l'esortazione che abbiamo ricevuto dal Santo Padre. Tutti noi abbiamo bisogno, e specialmente i nostri ragazzi, adolescenti e giovani hanno bisogno, di vivere la fede come gioia, di assaporare il gozo della Chiesa, il Dio fedele e misericordioso che ci ha amati per primo. Diciamo insieme, nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza. Spirito Santo, gioia del Padre, dono del Figlio, soffio di vita, vento di pace, sei tu la nostra forza. Tu, la sorgente di ogni speranza, luce che non muore, susciti nel tempo testimoni del risorto. La nostra vita sia memoria del Figlio, i nostri linguaggi eco della sua voce, perché mai si spenga l'inno di gioia degli apostoli, dei martiri e dei santi, fino al giorno in cui l'intero creato diventerà un unico canto all'Eterno. Nel tuo grande amore, rendici testimoni di speranza.
Nel segno del pane spezzato, Cristo si dona con tutta la sua umanità e divinità. E noi, in quella mensa singolare, viviamo la più intensa comunione con Lui. Chi mangia di me, vivrà per me. In Cristo, l'unigenito del Padre, siamo introdotti nella comunione trinitaria. L'Eucaristia diventa così fonte e vertice di comunione, manifestazione di un divino mistero che ci avvolge e ci trascende. Cristo, nella cena pasquale, ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore, a beneficio di tutta la Chiesa. Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, che unisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nelle nostre comunità la concordia e la pace. Cristo, Pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. Cristo, Pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. Cristo, Pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Mirabile del corpo e del sangue di Cristo, la Chiesa celebra il memoriale della Pasqua. Cristo nell'Eucaristia continua la sua presenza viva in mezzo a noi. Meditando la sua parola, invochiamo: donaci, Signore, il pane della vita. Donaci, Signore, il pane della vita. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore.
se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Donaci, Signore, il pane della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui, dice il Signore. Donaci, Signore, il pane della vita. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me, dice il Signore. Donaci, Signore, il pane della vita. Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato le nostre colpe nel tuo sangue. Donaci, Signore, il pane della vita. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Nell'Eucaristia sono presenti le opere mirabili che Dio ha compiuto nella storia. Mentre contempliamo il mistero, rendiamo grazie a Dio e proclamiamo: noi ti ringraziamo, o Padre. Noi ti ringraziamo, o Padre. Noi ti ringraziamo, o Padre, per i segni grandi del tuo amore, che a noi si svela nella creazione, nella storia dell'uomo e nella piena rivelazione. Per questo santissimo segno lo accogliamo come dono della tua misericordia, che ci trasforma e ci dà un cuore nuovo, come grazia di riconciliazione e come segno di comunione. Noi ti ringraziamo, Padre. Grazie.
Cristo è il pane di vita. Chi mangia la vita non può morire. Andate a Lui e saziatevi, perché è il pane di vita. Andate a Lui e bevete, perché Egli è la fonte. Andate a Lui e siate illuminati, perché è la luce. Andate a Lui e diventate liberi, perché dov'è lo Spirito del Signore è la libertà. Io sono il pane di vita. Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale e in questo modo acquistano un valore nuovo. Certo, i canti e le letture contemporanee che sono state fatte dai lettori nel corso della processione eucaristica ci riportano però a quelli che sono i testi fondamentali del culto eucaristico e della presenza reale del nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia. E il testo di riferimento principale che, come ogni buon cristiano e ogni buon cattolico, dovremmo tenere a mente è quello che definisce una volta per tutti appunto la presenza reale del Cristo ed è il testo promulgato dal Concilio Ecumenico di Trento nella definizione sulla Santissima Eucaristia ed era la 13ª sessione del 1551. Ed ecco il testo: anzitutto il Sacro Concilio insegna e apertamente e semplicemente afferma che nell'altissimo sacramento della Santissima Eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, sotto l'apparenza di quelle cose sensibili è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Né vi è contrarietà che lo stesso nostro Salvatore sia sempre assiso alla destra del Padre nei cieli e che pure in molti altri luoghi sia a noi presente sacramentalmente con la sua sostanza,
con quel modo di esistenza che noi a stento possiamo esprimere a parole, ma che possiamo ammettere come possibile da parte di Dio con un ragionamento illuminato dalla fede e che quindi dobbiamo fermamente credere. Anche tutti i nostri antenati, quanti furono nella vera Chiesa di Cristo, tendono stranieri al nostro prossimo. Ascoltaci, oh Signore. Manda il tuo spirito perché faccia di noi una cosa sola, attorno alla stessa mensa. Ascoltaci, oh Signore. Fa che dalla Eucaristia impariamo a dare anche noi il corpo e il sangue per i nostri fratelli. Ascoltaci, oh Signore. Donaci di comprendere che il Figlio tuo, presente nell'Eucaristia, è il centro della nostra vita e delle nostre comunità, ed è la forza da cui deriva la nostra missione a servizio dei fratelli. Ascoltaci, oh Signore. Accresci la nostra capacità di dono in comunione con il Figlio tuo, Gesù Cristo, nostro Signore. Ascoltaci, oh Signore. Wow.
Le campane che sentiamo in lontananza ci indicano che però Santa Maria Maggiore è vicina. La piazza è questa, vediamo anche i cardinali che in processione sono già arrivati alla piazza e tra breve anche il Santo Padre dunque giungerà per posizionarsi poi con alle spalle la facciata della Basilica per poter impartire la benedizione eucaristica. Per questa che è una serata in cui la pietà eucaristica ha, o almeno dovrebbe avere, un'estensione maggiore del breve momento celebrativo della cena sacrificale del Signore. Il Signore rimane nelle specie sacramentali e questa permanenza non solo giustifica, ma esige il culto suo proprio, l'adorazione di cui ora il lettore parla. Davanti al suo creatore. Essa esalta la grandezza del Dio tre volte santo e sommamente amabile, ci colma di umiltà e dà sicurezza alle nostre suppliche. In pace preghiamo il Signore dicendo: Signore, pietà. Signore, pietà. Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per la pace del mondo intero, per la prosperità della Santa Chiesa di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per il nostro Santo Padre, il Papa Benedetto XVI, e per tutti i vescovi, per i presbiteri e i diaconi, per tutto il popolo, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per questa città, per ogni città e paese, e per tutti i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per la salubrità dell'aria, per l'abbondanza dei frutti della terra, per tempi di pace, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri, e per la loro salvezza, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Per essere liberati da ogni afflizione, male, pericolo o necessità, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine, Maria, insieme con tutti i santi, raccomandiamo noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Da nobis quesmus Domine Deus, agnum qui pro nobis occisus est, in sacramento de tantem dinis laudibus celebrare, ut iundem in gloria manifestatum contemplare meriamur, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Ecco dunque che a termine la processione eucaristica davanti a Santa Maria Maggiore ci chiede infine di ricordare un fatto, una verità a Paolo VI e lasciamoci dunque con queste parole. Ci chiede di ricordare che l'Eucaristia è il sacramento della comunione cristiana. Vorremmo che tale fosse il ricordo, esorta Papa Montini, un ricordo speciale di questa memorabile cerimonia, da quella del 1965 può essere questa del 2006. È il sacramento dell'unione vitale a Cristo, l'Eucaristia, che ha dato la sua vita per noi e che appunto si è rivestito dei segni del pane e del vino per rappresentare a noi il suo sacrificio, quello del suo corpo e del suo sangue, per rendere a noi possibile la partecipazione alle virtù redentrice del suo sacrificio medesimo, facendosi nostro spirituale reale alimento. Unione vitale, personale, perciò, intesa a nutrire la religiosità individuale più intima e più profonda, ma ecco la verità, anche una unione sociale, perché intesa al tempo stesso a immettere in ogni umana esistenza, partecipe di tanto sacramento, un principio di vita identico per tutti, a offrire a ciascuno quello stesso pane che fa dei commensali una cosa sola, un corpo solo con Cristo. Ecco, dinanzi a queste immagini, avendo pregato con il Santo Padre, essendoci ancora una volta